Sicuramente non vi devo spiegare perché New York è una città così affascinante, perché tutti più o meno l'abbiamo vista nei film, nelle serie TV e tutti più o meno sogniamo di poterci andare, almeno una volta nella vita, e vederla con i nostri occhi. Ma quando poi questa cosa capita, allora ci si accorge di un qualcosa che nei film e nelle serie TV non avevamo notato o che non ci immaginavamo, cioè il fatto che questa città, New York, è come pervasa da un'enorme energia invisibile che ci fa sentire elettrizzati, che ci fa pensare che tutto lì è possibile, che se ho un sogno in testa, lì a New York, questo sogno può diventare realtà. Però, stranamente, non è in alcun modo New York un posto rappresentativo di ciò che davvero sono gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono una realtà molto variegata di cui New York è solamente un aspetto, però New York rappresenta molto bene in realtà l'idea che abbiamo degli Stati Uniti, cioè quel posto che fa rima con possibilità, quel posto che fa rima con se c'è un posto dove ce la puoi fare è quello lì, esattamente, come dice la canzone, no? Cioè if you can make it there, you can make it anywhere, ce la puoi fare qui, allora ce la puoi fare ovunque. Ecco, questa è l'emozione che New York trasmette a chi viaggia per le sue strade, specialmente a un turista che ci arriva per la prima volta. Poi, non so voi, ma io personalmente non credo al fatto che un posto abbia un particolare potere su di noi e che tiri fuori da noi qualcosa che già non fosse dentro di noi. Certo, ci sono alcune situazioni in cui ci sentiamo facilitati a tirare fuori la parte migliore di noi stessi, ma ciò non toglie che questo meglio di noi era già al nostro interno, semplicemente in quel momento è venuta a galla. Allora, se New York ci dà la convinzione di poter realizzare ogni nostro sogno, questa cosa non è dovuta a New York, perché era già dentro di noi. E quindi, nel momento in cui ce l'abbiamo davanti, grazie all'energia di New York, allora noi dobbiamo semplicemente fare del nostro meglio per evitare che torni in profondità, per evitare che ce ne dimentichiamo e quindi conservare quell'energia, quella determinazione, quella voglia di inseguire i nostri sogni anche quando torniamo dal nostro viaggio e fare in modo che ogni giorno della nostra vita noi facciamo qualcosa per diventare la parte migliore di noi stessi.